Ciao amici, oggi è la seconda volta che vi rompo le scatole, però come voi sapete a me piace sempre approfondire le cose e vi volevo raccontare un no aneddoto, un po' un dietro le quinte divertente. Come sapete oggi finalmente Torres, il presidente delle Canarie, qua ha deciso in modo unilaterale, non aspettando la decisione del governo centrale di Sanchez e di Illa, soprattutto, che è il ministro della salute, se bastavano il test degli antigeni oppure ci voleva ancora la PCR, quindi come tutto il resto della penisola. E adesso bastano, come abbiamo detto, gli antigeni, quindi evviva, evviva, perché questo dovrebbe assolutamente aiutare il turismo, anche perché Germania e Inghilterra avevano già dichiarato semaforo verde come zona per le Canarie. Però il problema era il costo, perché appunto la famiglia tipo di quattro membri che viene in vacanza qui spende su 600 euro, beh, avrebbe speso 600 euro anche per farsi la PCR, quindi decisamente proprio no, era impossibile, cambiava tutto, quello che era la spesa per una vacanza si raddoppiava. Detto questo, secondo me anche sì, Torres stavolta ha fatto un gran bene a prendere questa decisione così, anche se dietro c'è tutto un lavorio, non è solo Torres, appunto, ora vi racconto. Ha fatto bene perché comunque lui è contestatissimo qua in questo periodo, soprattutto per la faccenda immigrazione, perché come sapete ci sono tantissimi migranti negli hotel e questa cosa. Proprio ora, appunto, che si spera che il turismo riprenda, gli albergatori non ne possono più, vogliono assolutamente una soluzione, vogliono soprattutto che vengano comunque distribuiti nell'intera penisola i migranti che arrivano qua, perché ormai arrivano tutti qua, quelli che arrivano in Spagna, e nel 2020 ci sono stati zero trasferimenti, stanno ancora tutti qua. Questo, visto che vengono alloggiati negli hotel, sta creando comunque obiettivamente un po' di problemi. Detto questo, Torres, che si è inventato? Dice perché ha, come è andata questa faccenda all'improvviso di praticamente di prenderla in modo unilaterale? Dietro c'è un po' tutto uno studio giuridico, praticamente i giuristi canari se la sono studiata ben bene questa cosa, perché praticamente c'è un discorso, prima di tutto premesso che è l'autorità competente, Torres e i delegati canari, per prendere in stato di allarme, come questo è, delle decisioni particolari e delle misure straordinarie. Detto ciò, però, esiste appunto, si chiama questa cosa, tra l'altro, rispetto alle misure statali, si chiama, me lo sono visto, toque de queda, cioè la possibilità che hanno i dirigenti locali di apporre un po' delle modifiche a las medidas alle misure che vengono prese dal governo centrale. Detto questo, allora ci sarebbe stato da dire, allora perché si è aspettato tanto questa modifica, poteva essere quella, veniva presa prima. No, c'era il piccolo inconveniente, non proprio tanto piccolo, che siccome si parla di frontiere, si parla di persone che accedono a un territorio che comunque è territorio nazionale spagnolo, in questo particolare ambito, diciamo, invece legifera lo Stato. Però questa cosa che aveva appunto posto tutta la comunità canaria e soprattutto Torres, insomma, nella condizione di stare un po' paralizzato e di far valere, tra l'altro, nel frattempo tantissimo il parere, come vi avevo accennato, del Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie, che aveva detto assolutamente che non c'era bisogno del test della PCR, forse nemmeno di un test, tantomeno della quarantena. Comunque, hanno trovato l'escamotage, mi sono praticamente segnata tutto. Siccome è statale e bisogna rispettare ciò che decide lo Stato, appunto, per le frontiere in merito al compimento delle norme e tutto, sono andati però a trovare una piccola cosa che in questo periodo, prima quando l'avranno scritta, di sicuro non pensavano di trovarsi in una pandemia e che questo fosse lo scenario, ma c'è appunto questa piccola cosa che dice che invece non comprende questa autorità statale, ma lì diventa autorità locale, quindi del governo autonomo canario, regolare praticamente i requisiti di accesso in materia sanitaria al territorio. Qua si parla proprio di requisiti di accesso in materia sanitaria, una cosa che in altri momenti storici era marginale alla fine, sono altri requisiti che lo Stato no, si preclude assolutamente di tenere in suo possesso come autorità, e invece in questo caso è stata la svolta per poter prendere questa decisione senza che in realtà poi sia legittima, perché avevo sentito un vociferare qua nell'isola, vabbè, ma sarà legittimo, questo può decidere da solo all'improvviso, si hanno aspettato tanto, ci sarà stata una ragione, come ha fatto, ha preso, si è alzato una mattina. No, è che finalmente appunto hanno trovato questo escamotage, siccome in effetti le materie, perché ciò che riguarda le norme di accesso sanitarie è una piccola cosa che si dà invece come autorità al governo locale, ecco qui che insomma ci ritroviamo in questa situazione fortunata, perché qui appunto i contagi
sono pochi e non credo appunto che un accesso tramite test degli antigeni possa in qualche modo aumentare improvvisamente i contagi. Tenerife è l'unica perché qua poi oggi ci sono stati anche abbastanza numeri, tipo 200, ma ragazzi 192 riguardano Tenerife, in particolare una casa di cura, mi pare si chiami Villa Rosa, però non voglio essere sicura, un nome simile. Quindi insomma vi ho raccontato in breve questa, scusate è spuntata una cosa, in breve quello che ho letto sul giornale, approfondito un po' di come si hanno fatto e da cosa è venuto questa svolta improvvisa di oggi e ci vediamo prestissimo, non volevo essere troppo lunga. Un abbraccio qui da Fuerteventura, da una nuvolosa Fuerteventura.